l'Albania l'avevo sentita quando in Sicilia, io sono di Pachino, in provincia di Siracusa, sentivamo Radio Albania con la propaganda comunista, però non sapevo dove era proprio localizzata, no? E invece poi è stata una bella esperienza. Ho studiato all'università a Catania e poi al Gemelli di Roma ho fatto la specializzazione. Gli albanesi sono persone molto accoglienti, ho sentito subito questo calore, a parte che poi dopo ho conosciuto anche quella che è diventata mia moglie, quindi ho potuto formarmi. Io ho 3 figli, quindi diciamo è stata anche un completare la mia esperienza umana. Purtroppo in Albania sono molti pazienti con talassemia, ma io ho quindi questa malattia genetica che ha bisogno di sangue due volte al mese. L'idea era quella di creare un centro per le malattie genetiche e anche per la donazione del sangue. E nel 2005 poi, un giorno entrando in contatto con un'associazione di talassemici, abbiamo scoperto che c'era una grave carenza di sangue. Allora ero già donatore in Italia, ho pensato di cominciare a donare e poi soprattutto con un gruppo di amici nel 2005 abbiamo deciso di fondare l'associazione. Abbiamo visto che la storia dell'Albania era di donatori a pagamento, molte persone che donavano più volte senza criterio e quindi finalmente da un lato abbiamo alzato il numero dei donatori volontari e dall'altro controllando bene con gli strumenti abbiamo abbassato anche i casi di infezione post-trasfusionale. Un giorno mi hanno chiamato, era il periodo del Covid, mi hanno chiamato dicendo che il presidente Mattarella ha deciso di dare questo premio, Cavaliere dell'Ordine della Stella. Non me l'aspettavo perché sinceramente non avevo cercato. Questo è uno spot. I ragazzi donatori di sangue. Vedi, poi Fracca d'Asciuria e Solidarité significa la fiaccola dell'amore e della solidarietà. Si può donare dai 18 ai 65 anni come in Italia. È importante perché intanto il donatore riceve come in Italia le analisi dopo aver donato, quindi molte volte noi ci accorgiamo di cambiamenti diciamo nello stato di salute del donatore grazie alle analisi che facciamo e poi sicuramente perché il sangue donato va a persone che hanno bisogno. Mi ricordo per esempio una volta di una richiesta che hanno fatto dall'ospedale, dovevano operare urgentemente una persona al cuore, aveva AB negativo che è un gruppo raro e ricordo sempre, mi ha fatto molto piacere che è andato un ragazzo che lavorava, quindi alla fine del lavoro è andato, ha donato, poi purtroppo i pazienti hanno detto ma come possiamo fare, ti diamo i soldi per... E lui ha detto no, io sono un donatore volontario. No. E quindi è entrata questa cultura che il sangue si dona, non si può fare lucro di questa cosa.